Buonasera a tutti, benvenuti alla diretta di questa sera. Tra pochissimo inizierà alle 9 in punto. Intanto facciamo un check video e audio. Ditemi se mi sentite bene. Buonasera a tutti, buonasera Andrea, Irma, Rosanna, Giovanna. Aspettiamo ancora all'incirca 5 minuti e poi iniziamo. Barbara, buonasera. Ciao Salvatore. Ciao Paolo. Ciao Maurizio. Buonasera Alfio. Massimo Iannaccone, buonasera anche a te. Ciro Ciotola.
Vedo che siamo in tanti e vi ringrazio. Massimo Morano è presente. Alle 21 in punto iniziamo. Quindi mancano pochissimi minuti. Faremo prima la presentazione e poi dopodiché faremo la discussione. Buonasera professoressa Bellomo, è un grande piacere che lei mi ascolta. Chiedo a tutti quanti la gentilezza di condividere la diretta, se vi è possibile, in modo tale che possiamo raggiungere più persone possibili. Gigi Pianese, buonasera pure a te. Ciao Irma. Esattamente tra 3 minuti iniziamo. Buonasera Marco. Complimenti per il tuo corso che stai facendo. Ecco, il nostro co-amministratore e amico Enrico Maria Mattia, buonasera. Andrea Romano, buonasera. Riflessi arcaici, buonasera pure a te. Emilia Barra, sempre gentile perché è sempre presente ai nostri eventi, ti auguriamo pure a te una buona serata. Ciao Marco. Simona Berti, buonasera. Minuto e iniziamo. Vi chiedo, ciao Franco Casella, buonasera pure a te. Vi chiedo gentilmente, se possibile, sempre se potete condividere la diretta. C'è il tastino proprio in basso, molto semplice, molto invitante. Sempre se possibile, naturalmente. Comunque, grazie per essere presenti.
Buonasera al grandissimo Bruno Bordoni e sempre complimenti per la sua preparazione. L'abbiamo ascoltata al congresso di Napoli ed è stato davvero un grandissimo piacere ascoltarlo. Ricordiamo che facciamo adesso questa presentazione, porterò una relazione che abbiamo fatto appunto al congresso di Napoli, al decimo congresso nazionale di postologia di Napoli. E subito dopo la presentazione ci collegheremo assieme al dottor Enrico Maria Mattia e faremo la discussione, quindi verranno prese anche le domande vostre dei relatori per discutere su questo argomento che è sicuramente molto interessante. Allora, sono le 21 in punto, quindi io direi di cominciare. Grazie a tutti, vedo che siamo numerosi. Quindi siete sempre gentilissimi che partecipate a questi nostri eventi che facciamo, le nostre dirette sul nostro gruppo Facebook. E come dicevo prima, facciamo prima una breve presentazione su questo argomento, ovvero sulle correlazioni tra le alterazioni posturali e le rachialgie. E poi immediatamente dopo la presentazione diamo spazio al dibattito dove cercheremo di discutere insieme a voi su questa tematica così importante. E prima di iniziare un saluto a tutti quanti, vi chiederei gentilmente se è possibile di condividere questa diretta in modo tale che riusciamo a essere più numerosi e niente, e quindi vi auguro una buona presentazione. Allora, iniziamo subito. Partiamo con la relazione. Allora, il titolo è Correlazione tra alterazioni posturali e rachialgie. Questa, come detto prima, è una presentazione che è stata fatta, l'ho fatta nel recente decimo congresso nazionale di posturologia. Relazione che ho fatto assieme a mia moglie, che è la mia collega, la dottoressa Viola Gallarino, che ringrazio per il suo prezioso contributo. Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo delle alterazioni posturali che possono provocare delle rachialgie, per esempio un mal di schiena. Tutto questo è possibile, cerchiamo di capirlo, cerchiamo di vedere a oggi che cosa dice la letteratura scientifica, per non portare soltanto la mia esperienza, ma vedere a oggi che cosa dice la letteratura. Allora, prima di tutto, noi prima di svolgere questa relazione ci siamo posti tre quesiti per noi fondamentali e questi sono: esiste davvero un'associazione tra alterazioni posturali e dolore vertebrale? Quando le alterazioni posturali possono veramente provocare una lombalgia o una cervicalgia? Infine, la terza domanda che ci siamo posti è: lavorando su queste alterazioni, si può veramente ridurre il dolore? Cerchiamo di rispondere e soprattutto cerchiamo di vedere che cosa dice a oggi la letteratura scientifica. Prima di tutto bisogna definire che cos'è la postura ideale e noi per fare questo abbiamo portato due definizioni che a nostro avviso sicuramente definiscono molto bene questo tipo di definizione, ovvero la strategia posturale ideale e l'omeostasi posturale. Per strategia posturale ideale intendiamo quella che permette al corpo di gestire una posizione di equilibrio mediante meccanismi funzionali ergonomici. Che cosa vuol dire questo? Minima spesa energetica e stato di benessere ottimale. A questo bisogna aggiungere che cos'è l'omeostasi posturale, ovvero la risposta complessa del nostro sistema biologico alle sollecitazioni dell'ambiente interno ed esterno, come compromesso tra equilibrio statico-dinamico, ottimizzazione psicofisica e risparmio energetico. Ogni alterazione posturale, ovvero ogni faulty posture, che cosa può comportare?
E innanzitutto comporterà un maggior sforzo sulle varie strutture di supporto e quindi il venir meno di un efficiente equilibrio del corpo sulla sua base d'appoggio. Definizione stata presa dalle linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni. Stata fatta nel 2017 da un tavolo tecnico di esperti, dove faceva parte il presidente e il professor Raul Sagini, che è anche il direttore della cattedra di medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Chieti, a cui io ho avuto il piacere di fare parte. Questa situazione di alterazione posturale che può comportare questo potrà rimanere silente fino a quando le capacità compensatorie lo permettono, oppure potrà poi divenire nel tempo causa di insorgenza di una disfunzione posturale sintomatologicamente attiva con dolore vertebrale. Ma vediamo quali possono essere a oggi le alterazioni posturali che possono poi sfociarsi in dolore vertebrale. Queste naturalmente sono tantissime. Noi abbiamo cercato di classificarne in tre gruppi per cercare di fare un pochettino di chiarezza. E abbiamo definito un primo gruppo che sono i fattori anatomo-strutturali e gli squilibri posturali. Un secondo gruppo che sono le posizioni statiche prolungate o i movimenti reiterati. E un terzo gruppo che è dato dalle condizioni dolorose e o psicoemotive. Naturalmente alcuni di questi fattori possono coesistere con altri fattori, oppure possono essere l'uno la conseguenza dell'altro e quindi poi andarsi a sommare. Adesso naturalmente andiamo a parlare principalmente del primo gruppo che sono i fattori anatomostrutturali, che sono naturalmente tra i più importanti che troviamo. Sappiamo bene che quando svolgiamo una valutazione clinica, i fattori più indagati a cui ci troviamo di fronte sono principalmente l'allineamento spino-pelvico sagittale e le alterazioni della curve dell'arachide, il sistema stomatognatico occlusale, la deformità del piede o di caviglia, una presenza di una scoliosi, una presenza di un varismo, di un valgismo delle ginocchia, squilibri muscolari o retrazioni miofasciali, eterometrie degli arteri inferiori e tanto altro. Ma quanto veramente incidono tutti questi fattori sul dolore vertebrale? Vediamo a oggi che cosa dice la letteratura. Partiamo dall'allineamento spinopelvico. Esiste uno studio di Kumar che dice che sul piano sagittale dell'equilibrio dell'arachide è fondamentale per ottimizzare la gestione delle malattie degenerative lombari. Poi altri studi, come per esempio quello di Barry, dice che pazienti con lombalgia cronica e patologia degenerativa lombare presentano modifiche dell'equilibrio sagittale che si caratterizzano principalmente con uno squilibrio anteriore del tronco, una perdita della lordosi lombare e un aumento del tilt pelvico. Per quanto riguarda l'adulto, sappiamo molto bene che la curva lordotica lombare è strettamente correlata a determinati parametri e principalmente sono l'angolo di incidenza pelvica, il tilt pelvico e l'angolo di inclinazione sacrale. Quando questa correlazione esce dai range ottimali, l'equilibrio non sarà più economico e alla lunga potrà produrre delle patologie che potranno sfociare in dolore vertebrale. Sappiamo molto bene che in letteratura esistono diverse posture che discostano in maniera considerevole dalla cosiddetta postura ideale. E troveremo la cosiddetta postura sui back, la flat back, l'iperlordotica, l'ipercifotica e tante altre. Uno studio
di O'Sullivan afferma che posture del 2008, che posture che si avvicinano maggiormente a quella ideale, sono associate a minor probabilità di sviluppare mal di schiena. Questo perché? Perché si avrà una migliore distribuzione del carico vertebrale associata a un miglior controllo motorio. Questo afferma nel 2008 O'Sullivan. Poi passiamo alla ipolordosi lombare. Bisogna dire che qui gli studi sono abbastanza discordanti. E noi abbiamo preso e vi riportiamo una revisione con meta-analisi di Chan del 2017, quindi recentissima, che afferma che l'ipolordosi lombare può essere associata a dolore vertebrale lombare, può essere causa di maggiori ernie e degenerazioni discali e può essere correlata a un processo degenerativo vertebrale. Ricordiamo che questo tipo di studio è assolutamente uno dei più validi a livello scientifico e che nel 2017 Chan appunto ci riferisce questo. Poi altro fattore strutturale importante è sicuramente la scoliosi. Sappiamo molto bene che è il più frequente dimorfismo che provoca sia nel bambino che nell'adolescente un'alterazione permanente della postura. A oggi sono numerosi gli studi che indagano e che confermano l'associazione tra scoliosi e dolore vertebrale, sia a livello lombare che a livello dorsale. Uno studio di Clark del 2015 e afferma che adolescenti di 15 anni con scoliosi idiopatica hanno il 42% di probabilità in più di sviluppare lombalgia all'età di 18 anni. Quindi possiamo concludere che la scoliosi idiopatica adolescenziale è stata identificata a oggi come un importante fattore di rischio per lo sviluppo di mal di schiena in età adulta. Altro fattore strutturale naturalmente sono le eterometrie degli arti inferiori. La vera eterometria, ovvero quella diagnosticata con opportuni test e indagini radiografiche, può essere sicuramente causa di alterazioni dell'assetto posturale, con conseguenti ripercussioni sul rachide, però solo in particolari condizioni. E queste condizioni sono dettate da due fattori. Il primo è il grado di discrepanza, ovvero quanta differenza negli arti inferiori abbiamo. E il secondo, molto importante, sono le capacità compensatorie del soggetto. Ricordiamo bene che i nostri emisomi non sono mai simmetrici e che la maggior parte di noi vive, della popolazione vive con circa 5,2 mm di eterometria senza alcuna conseguenza negativa. Quindi possiamo dire che oggi, a livello scientifico, gli studi sono abbastanza contrastanti e che soprattutto bisogna innanzitutto andarla a indagare bene l'eterometria, se veramente esiste e di quanto esiste, e poi andare a vedere anche le capacità compensatorie del soggetto, perché quelle sono naturalmente fondamentali. A tal proposito, ricordiamo che ancora oggi purtroppo c'è un po' di confusione, l'eterometria non è sinonimo di dismetria. Per dismetria si intende una condizione patologica di origine neurologica che implica una mancanza di misura nei movimenti volontari di gambe o braccia, che risultano bruschi e scoordinati. Altro fattore strutturale è il piede piatto pronato. Anomalie strutturali e posturali del piede piatto sono spesso associate a lombalgia di tipo meccanico perché in grado di causare alterazioni muscolari e articolari a livello lombopelvico. Uno studio di Ogon afferma che il piede piatto pronato assorbe meno il shock durante la corsa. Quindi questo già ci può dire che sicuramente può essere una causa di sovraccarico.
Naturalmente le modificazioni della struttura del piede sembrano essere associate ad alterazioni posturali. Dobbiamo ancora valutare bene a livello clinico la correlazione con le rachialgie. Quello che sappiamo dal punto di vista biomeccanico è che il piede piatto patologico presenta principalmente un valgismo del calcagno. E spesso questo è correlato a un atteggiamento sovrappodalico che evidenzia un ginocchio valgo, un'iperlordosi lombare, un aumento dell'angolo sacrale e un'alterazione delle curve sia dorsali che cervicali. Per concludere sui fattori strutturali, cerchiamo di andare veloce così poi diamo spazio alla discussione, possiamo di dire che non esiste un'associazione causale tra fattori strutturali, anomalie posturali e rachialgie. Ricordiamo bene che la valutazione statica deve essere assolutamente completata con quella dinamica e funzionale, legata allo stile di vita del soggetto, al tipo di lavoro svolto e alla sfera psico-emotiva. Per quanto riguarda il tipo di lavoro svolto, sappiamo molto bene che il rischio di sviluppare rachialgie associate ad alterazioni posturali aumenta in particolari ambienti lavorativi. Esiste una statistica dell'INAIL del 2012 che afferma che quasi il 25% dei lavoratori europei soffre di mal di schiena e il 23% soffre di dolori muscolari. Di questi qua, il 62% dei lavoratori svolge operazioni ripetitive e il 46% lavora in posizioni dolorose e stancanti. Per quanto riguarda le posizioni dolorose e stancanti, sicuramente una di queste posizioni è la posizione ortostatica prolungata. Esiste uno studio di Picavet del 2000 che dice che stare per molto tempo in piedi in condizione statica durante il lavoro e nelle varie attività quotidiane può sicuramente aumentare il rischio di sviluppare rachialgie. Non dice che è colpa loro, però aumenta il rischio. Infatti, i limiti di esposizione ai meccanismi sottostanti non sono ancora ben compresi. Una recente revisione di Cohenen del 2017 suggerisce che mantenere una posizione statica per più di 4 ore consecutive aumenta notevolmente il rischio di sviluppare mal di schiena. Naturalmente, stare in piedi per lungo tempo associando anche un atteggiamento in iperlordosi aumenterà ulteriormente il rischio di sviluppare mal di schiena, e questo qua lo dice Sorensen nel 2015. Questo perché? Perché si avrà una distribuzione del carico vertebrale posteriormente con un aumento dello stress meccanico, principalmente sulle fascette articolari, associato a maggiore sollecitazione della muscolatura pelvica. Naturalmente, stare tanto tempo in piedi comporterà ulteriormente un affaticamento della muscolatura, soprattutto nei soggetti poco allenati. Ed è qui che è importante sottolineare l'importanza del controllo motorio. I soggetti che sviluppano dolore lombare in seguito a posizioni statiche prolungate spesso presentano un deficit di controllo motorio dei muscoli del trasverso dell'addome e del multifido. Questo perché sappiamo molto bene che questi due muscoli hanno un ruolo molto importante nella stabilizzazione della colonna lombare e un ritardo di attivazione di tali muscoli comporta principalmente uno squilibrio delle forze nel tratto lombare e questo può comportare una problematica alla schiena. Altra posizione incriminata è la posizione seduta prolungata. Qui i principali attori sono gli impiegati d'ufficio, che sono costretti a stare sedute per lunghe ore e sono considerati ad oggi un gruppo a rischio di sviluppare problematiche muscoloscheletriche, che
Questo lo dice Straker nel 2014. Questi soggetti avranno principalmente problematiche al collo, alle spalle e alla schiena. Ormai oggi è sempre più crescente il numero di evidenze che suggerisce che una posizione seduta prolungata è associata a condizioni di dolore lombare. Di conseguenza, noi che siamo fisioterapisti e tutte le persone in ambito sanitario devono insegnare ai nostri pazienti, e questo io sono sicuro che la maggior parte di voi lo fanno, devono insegnare al paziente di alzarsi ogni ora e camminare e fare esercizi di mobilità e di potenziamento muscolare. Vale assolutamente la regola stand up, sit less e move more. Naturalmente la posizione seduta prolungata può essere ulteriormente sottoposta a stress durante un'attività con il videoterminale. Questo perché naturalmente si starà seduti per lunghi periodi e per i vari movimenti che coinvolgono anche le mani e le dita. In particolare avremo delle problematiche, oltre ai classici fastidi alla vista, problematiche che si andranno a ripercuotere nella zona cervicale e nella zona lombare. Esiste uno studio iraniano di Negati del 2014 che ha dimostrato che lavoratori di ufficio con dolore al collo presentano un'alterazione della postura a livello cervico-toracico. Cioè si avrà una ipercifosi a livello dorsale e una iperlordosi a livello cervicale. E inoltre si riscontra in questi soggetti una rettilineizzazione del tratto lombare. Naturalmente, altra posizione incriminata è quando si mantiene il capo in flessione per molto tempo. Questo naturalmente richiede una costante contrazione isometrica della muscolatura estensoria del collo. Che cosa andrà a comportare? Molte volte questo può provocare mal di testa di tipo cefalotensivo. Esiste uno studio di Hans Rai del 2014 che afferma che una posizione in flessione prolungata causata dall'uso eccessivo del cellulare provoca stress sul rachide cervicale e predispone a cervicalgie. Questo studio è poi un pochettino smentito da uno studio di Damasceno del 2018. Damasceno invece dice non esiste un'associazione tra l'utilizzo del cellulare e dolore al collo. È ora di smettere di pensare che l'uso dei cellulari, soprattutto negli adolescenti, e questa è una cosa importante, lui parla di adolescenti, quindi di persone che hanno un buon controllo motorio e una buona elasticità miofasciale, è ora di smetterla di dire che l'uso del cellulare predispone a nuovi episodi di cervicalgia. Questo perché? Perché Damasceno dice che le posture con il capo in flessione in maniera prolungata sono sempre esistite. Pensiamo ai vari reperti che abbiamo degli Egizi, per esempio, che lavoravano spesso in posture flesse. E lui dove vuole poi arrivare? La sua conclusione è principalmente che non dobbiamo tanto andare a valutare la postura in flessione, ma dobbiamo andare a valutare l'allenamento del soggetto e dobbiamo andare a valutare il controllo motorio. Noi spesso abbiamo questi soggetti che hanno una rigidità miofasciale molto importante e hanno un controllo motorio non adeguato a causa di una inattività prolungata. Per arrivare poi, infine, dobbiamo concludere questa breve presentazione con l'approccio riabilitativo. Sappiamo molto bene che per andare a curare questo tipo di problematiche, le tecniche riabilitative sono tantissime e non sono io qui a venirvi a
a dire quale sia più utile una rispetto all'altra. Vi porto, e quindi sappiamo molto bene che esistono Messier, Souchard, le terapie manuali, la terapia osteopatica, ce ne sono assolutamente tantissime. Io vi porto tre metodiche riabilitative innovative che utilizziamo nella nostra scuola diretta dal professor Raul Saggini da ormai tanti anni, che ci danno dei grossissimi risultati che sono stati pubblicati. Se andate a vedere su PubMed gli studi del professor Raul Saggini e della professoressa Rosa Grazia Bellomo, vedrete che ce ne sono tantissimi. E uno di questi, per esempio, è l'approccio riabilitativo con un sistema microgravitario terrestre, che permette al soggetto di metterlo in una situazione microgravitaria, decomprimere la sua colonna vertebrale e contemporaneamente riallineare la sua postura in questa fase microgravitaria e farlo camminare con un feedback visivo, in modo tale che in questo unico gesto riabilitativo si possono fare principalmente tre cose. Uno, decomprimere la colonna vertebrale in maniera calibrata. Due, riallineare la sua postura nei tre piani dello spazio, in una fase microgravitaria, e tre, fare una rieducazione al cammino. Questo ci permette sicuramente di andare a migliorare molti, aspetti, dovuti dalle alterazioni posturali. Altro aspetto molto importante, parlavamo prima della rigidità miofasciale. Quindi sicuramente tutte le varie tecniche di allungamento muscolare sono importantissime. Lo stretching è sempre ben, almeno dal mio punto di vista, qui porto la mia esperienza, è sempre ben considerato, e assolutamente noi invitiamo i nostri pazienti a fare dello stretching domiciliare tutti i giorni in maniera continuativa. Un tipo di tecnica che utilizziamo nel mio studio di Roma è, per esempio, una panca posturale che permette un allungamento miofasciale decompensato globale anche a catena cinetica chiusa grazie a delle pedanine. Questo qua una caratteristica di questo tipo di panca è che ha gli arti inferiori sdoppiati e che permette anche l'allungamento delle catene crociate. Questo sicuramente è un approccio molto semplice che esiste ormai da tantissimi anni e che ha una grandissima validità, soprattutto nei soggetti molto rigidi. Infine, vi porto un tipo di approccio con una pedana sensomotoria che permette di fare una rotazione elicoidale. Questa qua si chiama iMove, la utilizziamo soprattutto dal punto di vista propriocettivo per dare appunto più controllo motorio in questi soggetti che spesso sono deficitari, e poi soprattutto ci permette di fare uno stretching dinamico delle principali catene miofasciali. E questa è un'altra arma vincente che spesso utilizziamo nel soggetto rigido per cercare di andare a scardinare un pochettino queste tensioni miofasciali. Con questo sono stato veloce perché vorrei adesso dare spazio alla discussione. Allora, vi chiederei questo: interrompo la diretta e mi ricollego con un altro dispositivo per poter poi continuare la diretta con il dottor Enrico Maria Mattia e fare una discussione e prendere pure le vostre domande. Grazie per l'attenzione. Ricollegatevi, fate l'aggiornamento della pagina e ricollegatevi alla nuova diretta con il dottor Enrico Maria Mattia e il sottoscritto.